La Quaresima, lo sapete, è un tempo forte. È un tempo forte che ci porta soprattutto a concentrare la mente e il cuore sulla parola di Dio. Perché se c'è un tempo dell'anno liturgico nel quale siamo invitati ad un ascolto più prolungato, anche qualitativamente più intenso, della parola del Signore, questo tempo è esattamente la Quaresima. E allora oggi noi vogliamo metterci in ascolto della parola del Signore, quasi ad anticipare quello che cercheremo di fare fedelmente, con perseveranza, in questi giorni di conversione che ci attendono. E lo faremo tenendo presente un brano che è tipicamente quaresimale. Lo ascoltiamo nel ciclo A, però ritorna anche negli altri cicli perché è un brano che ci colloca al cuore del senso della Quaresima. Mi riferisco a quel brano di San Giovanni in cui si racconta l'incontro tra Gesù e la donna di Samaria. È un brano che tutti conosciamo, però sappiamo anche che la parola del Signore è sempre nuova per la nostra vita. E allora vogliamo accostarci a questa parola come se fosse la prima volta, con quel cuore di bambino di cui ci ha parlato oggi la pagina del Vangelo, quel bambino che è carico di stupore, di meraviglia e apre le braccia per accogliere il Signore che viene. Ecco, con questo animo bello, vogliamo porci in ascolto della parola che il Signore oggi ci rivolge. E al riguardo vorrei indicare una triplice metodologia per rimanere in ascolto. Anzitutto, facendo riferimento a quanto amavano dire alcuni padri della Chiesa antichi. Quando noi ascoltiamo la parola di Dio, è come se avessimo l'opportunità di ritornare nel giardino dell'Eden, quando l'uomo passeggiava insieme con Dio e conversava con Lui. Ecco, noi oggi vogliamo rinnovare questa esperienza così straordinaria e così bella, entrare nel giardino del Signore e sperimentare la bellezza di un dialogo cuore a cuore con Lui e di una intimità che in virtù di questa parola noi possiamo vivere, gustare, approfondire. Teniamo presente dunque questa prima immagine, l'ingresso nel giardino di Dio, per camminare con Lui, per dialogare con Lui, per vivere la gioia di un momento di intimità e di familiarità, di uno scambio nella logica dell'amore. In questo senso, recuperiamo, non dovrebbe essercene bisogno, la dimensione sponsale della nostra vita. Ogni ritiro per noi non è tanto un dovere da assolvere, un tempo che dobbiamo vivere perché così è previsto, ma è l'occasione per rinnovare la nostra sponsalità. Dunque, viviamo l'ingresso in questo giardino dell'incontro e del dialogo col Signore come un momento al quale il Signore ci chiama per rinnovare l'alleanza d'amore, l'alleanza sponsale, l'alleanza nuziale, che è il cuore e il centro della nostra vita. Secondo aspetto, che sempre riprendo da un'immagine dei padri antichi, i quali dicono che quando ascoltiamo la parola del Signore, noi dovremmo come rimanere aggrappati a questa parola. Che cosa intendono dire i padri con questa affermazione? Intendono dire che spesso noi non comprendiamo tutto della parola che il Signore ci rivolge.
non soltanto perché a volte supera la nostra capacità di comprensione, ma anche perché a volte, in certi passaggi della vita, non ci è chiara che cosa venga a chiederci, dunque quale volontà di Dio passi attraverso quella parola. Allora, dicono i padri, non dobbiamo allontanarci da quella parola che non abbiamo compreso. Non dobbiamo far finta che quella parola non ci sia stata detta. Dobbiamo rimanere aggrappati e lasciarci come condurre da questa parola nel segreto della sua ricchezza. Anche perché noi tante volte facciamo questa operazione spiritualmente scorretta. Quando una parola che Dio ci rivolge ci appare troppo alta, siamo tentati di abbassarla alla nostra mediocrità. E questo non dovremmo farlo mai. Dovremmo semplicemente riconoscere che ancora non siamo alla misura di quella parola, ma non abbassarla. Piano piano cercare, con l'aiuto di Dio, di alzare noi verso la misura alta di quella parola e verso la meta alla quale ci chiama. Ecco perché dobbiamo rimanere aggrappati. Aggrappati perché in attesa che quella parola si apra davanti a noi con tutta la sua bellezza e la sua ricchezza. Aggrappati perché vogliamo lasciarci portare progressivamente da quella parola verso le altezze che ci spalanca davanti e che ci fa presenti come meta del nostro cammino. E poi una terza immagine, una terza modalità per rimanere in ascolto, questa non la recuperiamo dai padri antichi, ma la recuperiamo da un gesto che noi abitualmente compiamo quando partecipiamo alla messa. Mi riferisco a quel piccolo, semplice, triplice segno di croce che facciamo su noi stessi prima della proclamazione del Vangelo. Quel segno di croce lo facciamo sulla fronte, sulle labbra e sul cuore. E forse ci è così abituale che ormai a volte lo facciamo senza neanche ricordarci il perché. Quel segno di croce lo sappiamo, viene a dirci, o meglio, viene ad esprimere un nostro desiderio. Che la parola possa entrare dentro la nostra intelligenza e cambiare il nostro modo di pensare. Che quella parola possa entrare nella nostra bocca, così da cambiare il nostro modo di parlare. Che quella parola possa entrare nel cuore, così da cambiare il nostro modo di amare. Insomma, che quella parola venga e trasformi la nostra vita, così che possa diventare questa nostra vita una parola fatta carne, una nuova incarnazione del Verbo. Ecco, noi questo pomeriggio vogliamo essere aiutati da queste tre piccole, ma anche grandi indicazioni, in merito al modo in cui siamo chiamati sempre, in verità, a metterci in ascolto del Signore che ci parla. Il giardino dell'intimità. Viviamo questo tempo come l'ingresso nel giardino dell'intimità con Dio. Rimanere aggrappati alla parola, in attesa di comprenderla, difficile, e col desiderio di salire con l'aiuto del Signore verso le altezze belle, straordinariamente belle, di quella parola. E poi il desiderio che questa parola venga nell'intelligenza, nella bocca, nel cuore, e trasformi la nostra vita in una parola di Dio vivente, quali dovremmo essere sempre noi. Con questo cuore, con questo desiderio, con questo animo, allora ascoltiamo il brano di San Giovanni in cui si racconta l'incontro di Gesù con la Samaritana. Mi direte, ma perché lo ascoltiamo, che lo conosciamo già? No, lo ascoltiamo perché ascoltare il Signore che ci parla è sempre un dono, perché ascoltare la voce dello sposo
non dobbiamo pensare che sia un ascolto faticoso e noioso, no, è un ascolto bello, come la sposa che ascolta con gioia la voce dello sposo. Noi dobbiamo vivere così sempre, e dunque non è mai inutile, superfluo, troppo, ascoltare il Signore che ci sta parlando. E allora, prima di riflettere su questo testo, vogliamo con questo cuore desideroso e sponsale ascoltare il Signore che ci parla. È Lui che ha da dire qualcosa oggi di nuovo al cuore di ciascuno di noi. Siamo al capitolo 4, lo ricordiamo. Iniziamo dal versetto 5. Anzi, il 4, perché ci dà un'indicazione che ci sarà utile. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?» I giudei, infatti, non hanno rapporto con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice «dammi da bere», tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».
gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?» o «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo». Abbiamo ascoltato fino al versetto 29. Il nostro modo di sostare su questa pagina del Vangelo sarà quello di procedere attraverso alcuni punti che costituiscano altrettanti passi di un cammino spirituale di riflessione che desideriamo percorrere. Ad ogni passo ci fermiamo un momento e sostiamo per ascoltare e approfondire. C'è un dettaglio importante, ecco il primo passo in questo brano, ed è il dettaglio del pozzo presso il quale avviene l'incontro tra Gesù e la donna samaritana. Perché è un dettaglio importante? Perché il pozzo nella scrittura, lo sappiamo, è abitualmente un luogo di incontro, ma è un luogo di incontri particolari. Perché presso il pozzo si realizzano sempre incontri di amicizia, anzi incontri di amore che sono preludio, se non altro, ad una storia di amore. Pensiamo nel libro del Pentateuco a alcuni pozzi che da questo punto di vista ci aiutano a capire qualcosa di più del pozzo di Sicar. Quello presso il quale Isacco e Rebecca stringono il fidanzamento e dunque il matrimonio. Quello presso il quale si incontrano Giacobbe e Rachele, che diventeranno marito e moglie. Quello presso in cui ancora si incontrano Mosè e Zippora, che diventeranno a loro volta marito e moglie. Dunque l'incontro presso il pozzo nella Bibbia è sempre un incontro che ha a che fare con una vicenda di amore. Questo ci aiuta a capire già qualcosa di ciò che racconta l'Evangelista Giovanni. Perché in verità l'incontro tra Gesù e la Samaritana ha e avrà tutte le caratteristiche di un incontro di amore e in fondo di una vicenda sponsale e nuziale. Capiremo poi perché e da quale punto di vista. Certo, presso questo pozzo di Giacobbe a Sicar inizia una storia nuova per la donna samaritana nel rapporto con Gesù. Se il pozzo, in generale, è il luogo di un incontro d'amore, e se quello che stiamo considerando è il luogo di un incontro d'amore, noi vogliamo fermarci sul dettaglio del pozzo, anzitutto domandandoci: quali sono i pozzi presso i quali nella nostra vita, durante una nostra giornata, il Signore ci dà appuntamento? Quali sono i luoghi presso i quali il Signore si ferma e ci attende per incontrarci lungo l'arco della nostra vita, del tempo della nostra vita? In verità, tanti di questi pozzi rimangono luoghi di un incontro mancato, purtroppo, perché siamo distratti, siamo disattenti,
perché pensiamo che il Signore ci incontri altrove rispetto a dove Egli invece ci attende e si è fermato. La nostra vita è costellata, purtroppo, di incontri mancati, e cioè di pozzi presso i quali Gesù si è fermato, ma presso i quali noi non lo abbiamo incontrato. Allora riflettiamo oggi, se noi siamo davvero attenti a riconoscere i pozzi dell'incontro, i pozzi dell'appuntamento, i pozzi presso i quali Gesù ci attende e vuole incontrarsi con noi. San Francesco di Sales, il grande vescovo di Ginevra, a chi gli chiedeva come fare per capire nella propria vita la volontà di Dio, dunque come fare per capire nella propria vita il luogo dove il Signore intende incontrarci, il modo in cui Egli ci chiama a seguirlo. Il vescovo San Francesco di Sales elencava così: certo, i comandamenti, poi la carità, poi gli imprevisti della vita. Ecco, potremmo proseguire in questo elenco, ma noi abbiamo tanti elementi per capire dove il Signore ogni giorno ci incontra. Siamo così certi che per noi il comandamento di Dio sia sempre un luogo di incontro, ad esempio. Siamo così certi che la carità, cioè il bisogno dell'altro, sia per noi sempre un luogo di incontro col Signore. Siamo così certi che l'imprevisto della vita sia per noi il luogo di incontro col Signore. Siamo così certi che le ispirazioni al bene siano per noi luogo di incontro col Signore. Ecco, riflettiamo e lasciamoci aiutare da questo pozzo di Giacobbe per riscoprire i tanti luoghi nei quali il Signore ci vuole incontrare. Anzi, forse dovremmo dire che con gli occhi della fede, nella vita in verità tutto è pozzo. Tutto è luogo di incontro col Signore che è presente alla nostra vita e ci chiama sempre, ovunque, in qualunque circostanza. Se è importante che oggi rimettiamo a fuoco i luoghi dell'incontro col Signore, che forse si sono un po' sfuocati, ed è anche importante riconoscere i tanti luoghi che noi abbiamo lasciato indietro, è anche bello e importante che oggi facciamo memoria di quei pozzi presso i quali il Signore lo abbiamo incontrato. Perché ci sono molti, anzi sono moltissimi, e arricchiscono il nostro cammino di ogni giorno, ed è la bellezza della nostra vita. Proviamo a pensare alla nostra vita passata come la raccolta degli incontri col Signore. Voi sapete che nella Scrittura una parola torna moltissime volte sulle labbra di Dio, che parla al suo popolo e dice: ricordati, ricordati di che cosa? Ricordati di quello che io ho fatto per te, delle meraviglie che ho compiuto nella tua storia, ricordati cioè di tutti i momenti nei quali ti sei accorto di me e hai sperimentato la mia presenza provvidente nella tua vita. Questa parola torna soprattutto nei momenti di maggiore crisi per il popolo, anzi forse di tradimento e di infedeltà. Certamente torna per noi in questi momenti di sosta, nei quali abbiamo l'opportunità bella di tornare indietro e di ricordare che il Signore è stato presente tante volte nella nostra storia. Noi troppe volte ci volgiamo indietro semplicemente per ricordare i fallimenti spirituali. Sì, è importante anche farlo, nella misura in cui ci aiutano a rivedere la vita, a ripartire con slancio e a magnificare la misericordia di Dio, ma è anche importante che la misericordia la magnifichiamo ricordando la bellezza degli incontri che abbiamo avuto.
soffermarci presso il pozzo di Giacobbe insieme a Gesù e insieme alla donna samaritana all'inizio del nostro percorso, ci aiuta anche a ricordare una cosa, che il punto di partenza per ogni cammino che si rinnova, e noi lo vogliamo tanto in questa Quaresima, è sempre Dio, l'incontro con Lui, il rinnovarsi della storia di amore con Lui. Non è un prenderci in mano con le nostre forze, le nostre capacità, quasi con uno sforzo titanico di arrivare chissà dove. No, è un ritrovarci occhi negli occhi col Signore, è ritrovarci cuore a cuore col Signore, è ripartire da questo incontro d'amore che ci conquista, che ci trasforma e che ci dà le ali per correre nella via di Dio. Ripartiamo sempre dal pozzo dell'incontro, in questa Quaresima, ma sempre nel cammino della nostra vita. Un secondo dettaglio che ci fa compiere un secondo passo nel nostro cammino è quel primo versetto dal quale siamo partiti, ascoltando il racconto di Giovanni. Dice che Gesù doveva passare di là, andando da una regione all'altra. Questo doveva è importante, perché sta a significare in verità che il passaggio di Gesù dal pozzo di Giacobbe non era casuale, rientrava dentro un disegno di provvidenza e di amore. Sembra in verità che ci sia una casualità legata all'ora, il mezzogiorno, alla calura del momento, ma in verità ogni particolare del racconto deve essere riassunto dentro questo doveva, e ogni particolare è segnato da questo doveva, ovvero da questo disegno provvidente. Questo dettaglio che cosa ci aiuta a ritrovare nella nostra vita? Che nulla è casuale nella nostra vita, nulla. Perché se noi siamo immersi in Dio, se la storia e la vita sono in mano a Dio, non c'è nulla che noi possiamo definire casuale, perché tutto è provvidenza d'amore. Questa è la fede, la capacità di entrare dentro la vita con questa certezza che nulla è un caso, ma tutto è amore. Nulla è casuale, tutto è provvidente. I nostri anziani, i nostri nonni, arricchiti da un sentimento popolare che però molte volte traduceva ed esprimeva una fede vera, sincera, profonda, amavano dire, perlomeno ricordo i miei, la mia famiglia, non si muove foglia che Dio non voglia. Ecco, capisco che... Beh, è una parola semplice, molto popolare, che traduce in modo immediatamente comprensibile una verità di fede. Perché non si muove foglia che Dio non voglia, dal momento che Lui è il Signore della vita e della storia. E tutto quello che si muove dentro un disegno di provvidenza e di amore. Questa è la bellezza della nostra vita. Questa è la gioia per la vita di chi ha la fede. Che cos'è che cambia l'orizzonte per chi ha la fede? Questo, il sapere con certezza di essere dentro una paternità che non viene mai meno in ogni frangente e istante dell'esistenza. Quando gli antichi parlavano di coloro che avevano ricevuto il battesimo, ne parlavano come di coloro che avevano ricevuto
un occhio in più, un occhio penetrante, che non semplicemente osserva il visibile della vita, ma sa andare al di là ed entra nell'invisibile della vita, che è esattamente la presenza provvidente di Dio. Questa è la fede, questo è l'occhio della fede, e questo noi possiamo oggi ritrovarlo in questo dettaglio evangelico, in cui si dice che Gesù doveva passare di là. Doveva, perché c'era un disegno di amore, come deve passare nella nostra vita, attraverso l'orario, attraverso la calura del giorno, attraverso un'apparente casualità che tale non è. Ricordiamo tutti quello che dice San Paolo, è una espressione che a me piace molto e che mi pare tanto consolante per noi. Paolo afferma, è una lettura breve che tante volte leggiamo nella nostra preghiera liturgica, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Cosa vuol dire? Che in tutto Dio è rintracciabile, in tutto è possibile accorgerci di una grazia, perché se tutto concorre al bene, non dice qualcosa, non dice molto, dice tutto. Vuol dire che tutto porta l'impronta del Signore o di qualcosa di cui comunque il Signore si serve a nostro maggiore vantaggio nella via della santità. Questa è la fede che vogliamo e dobbiamo recuperare. In fondo, qual è stato il passaggio dal mondo cristiano al mondo pagano? È stato proprio questo occhio nuovo sulla vita e sulla storia. Perché il mondo pagano è abitato dalla paura e il mondo cristiano è abitato dalla fiducia. Perché per il mondo pagano c'è una serie di realtà che sono sconosciute, che sono concorrenti rispetto alla felicità che l'uomo ricerca, che sono lontane, incomprensibili, che incutono timore. Per il cristiano no, perché tutto è in mano a Dio, tutto è abitato dalla paternità di Dio. Noi purtroppo a volte siamo cristiani ma con un cuore ancora pagano, siamo cristiani ma con un'intelligenza ancora pagana, siamo cristiani ma con uno sguardo ancora pagano, perché se così non fosse tante paure non le avremmo. In questo dettaglio, che capite così semplice, del racconto di Giovanni, allora abbiamo l'opportunità di ragionare insieme al Signore sul tema della fede, su qual è la qualità della fede, su come la viviamo nella nostra vita, anche perché io vorrei dire che oggi il tema, è la fede, perché il nostro tempo è un tempo di crisi di fede e dentro la crisi della fede generale c'è anche la nostra crisi di fede, di persone consacrate che non credono veramente fino in fondo, di persone che hanno dato la vita al Signore ma tentennano nella fede. Abbiamo bisogno di più grande fede. Compiamo un terzo passo. Gesù si ferma presso il pozzo, presso questa sorgente, questa fonte d'acqua. Alcuni studiosi, per essere più fedeli alla lingua originale, traducono così. Non che Gesù si fermò presso, vicino, ma sostò e si fermò sopra il pozzo. Si può essere d'accordo o non d'accordo, probabilmente dal punto di vista letterale questa è la traduzione più corretta. Certo, questa immagine ci aiuta a capire di più cosa accade lì.
Perché Gesù non è semplicemente colui che è accanto ad un pozzo d'acqua, ma è colui che prende il posto del pozzo d'acqua nella vita della Samaritana. Non è un'altra sorgente d'acqua accanto a quella che la Samaritana cercava, ma è la nuova, definitiva sorgente d'acqua viva che il cuore della Samaritana cercava in verità, pur andando a tentoni. Gesù è l'acqua viva di cui quella donna in verità andava alla ricerca. Qui il terzo dettaglio del racconto ci aiuta a riflettere su quali sono le sorgenti di acqua alle quali noi ci rivolgiamo per porre fine a quella sete del cuore che tutti noi proviamo. Purtroppo, lo dobbiamo dire, spesso per porre fine a questa sete, a questa arsura, ci rivolgiamo a delle sorgenti che non sono capaci di dissetare, a delle cisterne screpolate, direbbe il profeta Geremia, a dei pozzi che sono raccolta di acqua stagnante. Purtroppo è così. Forse anche nelle piccole cose, però è così. Dove andiamo a cercare soddisfazione a volte? Dove andiamo a cercare pienezza del cuore? Dove andiamo a cercare gioia, felicità? Dove andiamo a cercare pace? Là dove non è possibile trovarla in verità, se non in un'apparente illusione che poi ci delude subito. Nella vita di San Filippo Neri, ricordiamo questo santo fiorentino, ma poi anche romano, tanto caro a questa nostra città, si racconta un episodio simpatico, perché in San Filippo c'è sempre una nota di simpatia, ma anche un episodio molto bello e profondo nel significato. Tra i ragazzi che frequentavano il suo oratorio, ce n'era uno molto brillante e anche molto promettente per le capacità, le doti che aveva. Ma Filippo, da saggio, esperto educatore, si era accorto che c'era qualcosa che non andava, soprattutto perché questo giovane, forse a motivo delle doti, dei talenti che aveva, presumeva un po' di se stesso e quindi era tentato di mettere da parte un po' il Signore nella sua vita. Allora un giorno decise di prenderlo di petto, ma nello stesso tempo per vie traverse, come sapeva fare lui. E incontrandolo per strada, gli disse: "Senti, volevo chiederti una cosa. Cos'è che stai facendo adesso?" E questo ragazzo, un po' sorpreso, anche perché Filippo lo conosceva bene, quindi sapeva quello che stava facendo, e gli rispose: "Ma padre Filippo, lo sa, sto studiando." "E come vanno gli studi?" "Vanno benissimo, padre Filippo." "Ah, beh, sono contento. Poi cosa intendi di fare quando avrai terminato gli studi?" E il giovane gli disse: "Beh, io spero, penso di trovare un bel lavoro." "Ah, bene, 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 bravo. E poi?" "Beh, io poi penso di avere successo nel lavoro, anche perché gli studi stanno andando bene, ho delle buone capacità, spero proprio che il lavoro mi darà tante soddisfazioni." "Bene, poi?" "E poi io spero di trovare una ragazza con cui poter fidanzarmi, sposarmi." "Bene, poi?" E poi io spero di mettere su famiglia, una bella famiglia. Penso che ci siano le condizioni per questo." "E poi?" Beh, continuò così per un po', fino al momento in cui questo ragazzo rimase senza parole, perché poi e poi e poi sapeva più che dire. Ma capì, perché Filippo, dicendogli "e poi e poi", voleva fargli intendere che poteva aspirare a tutte le cose più grandi e più belle, ma senza la presenza di Dio tutto questo sarebbe finito in cenere e polvere. E questo ragazzo lo capì, e
e questa lezione gli fu utile per la vita. Ecco, penso che noi ogni tanto dovremmo interiormente dirci: e poi? E poi? E poi? Quando siamo tentati di andare a cercare pienezza in quelle cose che la pienezza non la danno, se non per un momento di illusione. In questo momento di sosta, di ritiro, allora noi vogliamo ricordare a noi stessi che soltanto il Signore ha la capacità di riempirci davvero il cuore. E vogliamo ridirglielo. Ma vogliamo ridirglielo non soltanto con le parole. Vogliamo ridirglielo magari con qualche scelta, decisione, che esprima nella concretezza della vita questa rinnovata consapevolezza. Vogliamo forse distaccarci da qualcosa a cui stiamo dando tanto peso per riaffermare: Gesù, tu sei la pienezza della mia vita. Tu sei colui che disseta la sete del cuore, non questo che ho per le mani, non questo a cui mi sono legato, non questo su cui ripongo tanta speranza. Con le parole, ma anche con la concretezza delle nostre decisioni. Sarà utile tornare in noi e capire dove stanno i nostri desideri e dove stanno anche le nostre inquietudini. Dove sta il nostro tesoro, direbbe il Vangelo, per capire dove sta il nostro cuore. Non siamo stolti, non diamo il cuore a ciò che non può riempirlo, diamolo al Signore, perché solo Lui può realmente riempirlo. Compiamo un altro passo. Entra in scena l'altra protagonista del racconto. È la donna che non ha nome, perché viene citata semplicemente come samaritana. Il suo arrivo è un arrivo particolare, se noi leggiamo con attenzione il testo di Giovanni, perché lei arriva presso il pozzo, che abbiamo detto essere un luogo di incontro, in un'ora della giornata in cui certamente non avrebbe incontrato nessuno, perché alle ore 12, col caldo di quel territorio, certo presso il pozzo nessuno abitualmente si recava. E allora sorge un interrogativo: ma perché questa donna samaritana va presso il pozzo, dove si andava per incontrare altra gente, proprio in un'ora del giorno nella quale sicuramente non avrebbe incontrato nessuno? Perché? Perché non voleva incontrare nessuno. La sua vita era disordinata. Sapeva di essere sulla bocca di tutti. E allora, per evitare parole, pettegolezzi e conseguenti amarezze, evita di andare in quel luogo in cui però doveva andare per attingere acqua, in un'ora in cui avrebbe potuto incontrare altre persone. E ci va in quell'orario. In fondo questa donna ormai aveva raggiunto una sua modalità di vita nella quale riusciva a stare. In verità aveva come una doppia vita, aveva raggiunto un compromesso, si nascondeva quando gli altri l'avrebbero vista, si faceva vedere quando non c'era nessuno e così ormai portava avanti questo tran tram di una doppia vita. Su che cosa ci fa riflettere questa doppia vita della donna samaritana? Che forse anche noi a volte abbiamo un po' una doppia vita, nel senso che il nostro nome dice una cosa,
ma poi la concretezza dell'esistenza ne dice un'altra. O forse ancora quello che si vede dice una cosa, ma quello che non si vede ne dice un'altra. O ancora, dentro di noi abbiamo realizzato dei compromessi, a motivo dei quali in fondo portiamo avanti due esistenze, una che è quella secondo Dio e l'altra che è quella però secondo il mondo, che ha quei criteri. Forse dobbiamo ricordarci di una cosa, che la nostra storia di santità non è impedita o negata dalle grandi cadute, perché nelle grandi cadute si prendono anche delle grandi botte e queste grandi botte spesso ci fanno rinsavire e ci aiutano a ritrovare il Signore nel segno della bellezza della sua misericordia. Sono invece sovente le piccole cadute, i piccoli compromessi, i piccoli tradimenti, il grande ostacolo alla nostra storia di santità, perché non ci facciamo più caso, conviviamo con essi, non avvertiamo più che sono un male e che anche se nel piccolo costituiscono un quotidiano tradimento dell'amore, una quotidiana infedeltà all'amore. E dunque questi sono il vero ostacolo nel cammino verso Dio. La donna di Samaria che vive questa doppia vita ci aiuta a ricordare un po' tutte queste cose, che sono parte di noi, chi più, chi meno. Il grande nemico della nostra vita con Dio, della nostra consacrazione, è la mediocrità, che non ci spaventa più e che non ci infastidisce più, e che è diventata ormai il clima abituale delle nostre giornate. Siamo dei mediocri e non ci dispiace più. Siamo dei mediocri e non ci intristisce più. Incontriamoci con la nostra mediocrità. E chiediamo al Signore che questo incontro ci faccia male, ci ferisca, e dunque ci aiuti a risvegliarci dal torpore che è il grande male della nostra vita spirituale. Nel passo successivo l'attenzione torna a Gesù, che prende l'iniziativa, una iniziativa strana. Si rivolge alla donna e le chiede: dammi da bere. È un'iniziativa strana perché non era consuetudine anzitutto rivolgersi a una donna infedele, ad un appartenente al popolo infedele. E non era consuetudine che un uomo per primo cominciasse a parlare con una donna. Dunque in questo dialogo, nel suo inizio, troviamo delle particolarità che non sono nell'ordinario dello stile di quel tempo. E possiamo quasi dire che il Signore abbia compiuto questo gesto per ricordarci che nella storia con Lui il primato è sempre il suo. È Lui che fa sempre il primo passo. È Lui che ci ama sempre per primo, è Lui che ci viene sempre incontro, prima che noi facciamo qualunque cosa e prendiamo qualunque decisione. Com'è bello accorgersi di questo, perché il precedere è esattamente lo stile dell'amore autentico. Questo lo viviamo anche nei rapporti tra di noi, chi ci precede, che è sempre capace di anticipare, di venire incontro, di intuire l'esigenza dell'altro. Questo è tipico di chi ama. Dio lo fa in un modo straordinario, infinito, fedele. Sempre è così. Dio per primo.
nella nostra vita, si muove verso di noi. Il momento della sosta, del ritiro, è sempre un momento nel quale dobbiamo ritornare a contemplare con gioia la bellezza del volto di Dio, perché non lo facciamo tanto spesso. Invece dobbiamo fermarci, guardare e dire: ma quanto sei bello, Signore della mia vita, ma come è attraente questo tuo volto, ma come vale la pena vivere per te, ma che grazia è stata incontrarti. E lo diciamo al Signore questo anticipo di Gesù nei confronti della Samaritana deve aiutarci a vivere in quel giardino di cui parlavamo oggi, a tu per tu col Signore, dicendogli: ma Signore, sei proprio bello, che grazia averti per sposo. D'altronde, questo anticipo come stile dell'amore deve riguardare poi anche noi nei confronti degli altri, perché ciò che noi contempliamo nel volto di Dio, per grazia chiediamo che divenga anche parte di noi. E allora, mentre contempliamo questo tratto dell'amore del Signore, chiediamo la grazia che possa divenire anche un tratto del nostro volto. Se tra di noi ci anticipassimo nell'amore, come cambierebbe lo stile delle relazioni e come cambierebbe il tenore di vita delle nostre comunità. Anticiparsi nell'amore secondo lo stile di Dio. Non attendere, sempre attendere. Dio non attende mai in fondo, anticipa sempre o attende per anticipare. Se potessimo anche noi almeno un poco vivere così le relazioni fraterne. D'altronde, questo particolare del racconto di Giovanni ci aiuta anche a ricordare un fatto. Qui Gesù sorprende chi legge il Vangelo. Sapendo lo stile del tempo, rimane sorpreso e gli viene da dire: ma Signore, ma che cosa fai? Non è così che devi comportarti. Quante volte glielo diciamo? Perché il Signore non si comporta con noi come noi vorremmo, o secondo i nostri schemi preconfezionati, o secondo i nostri progetti formulati. Il Signore ci sorprende sempre. E attenzione, nel caso in cui il nostro rapporto col Signore non fosse più fatto di sorprese, questo vorrebbe dire che noi stiamo vivendo in relazione non con il Signore il vivente, ma con un Signore che ci siamo costruiti a nostra immagine, per poterlo avere nelle nostre mani, per poterlo manipolare come preferiamo, per poterlo avere sotto la nostra giurisdizione. Vi ricordate la vicenda del vitello d'oro? Quel popolo alle pendici del Sinai si è costruito un vitello d'oro, ma era questo il grande problema dell'idolatria? Non era tanto il vitello d'oro, era il fatto che il Dio del Sinai, questo popolo, non lo capiva più, perché non riusciva a comprendere i suoi disegni sulla propria storia. Allora si costruisce un vitello, lo ha costruito lui, lo può gestire lui, lo può programmare lui, lo può condurre lui. Non è più un popolo al seguito di Dio, ma è un Dio al seguito del popolo. E tante volte questo lo facciamo anche noi. Non siamo noi più al seguito di Dio, pronti alle sue sorprese, ma è Dio che è al seguito nostro. Fai come ti dico io. Vieni dove voglio andare io. Conforma i tuoi progetti ai miei. Forse non siamo così espliciti, ma implicitamente lo pensiamo, lo diciamo e lo viviamo. Rimaniamo allora su questo dettaglio del racconto evangelico per rivedere la relazione col Signore e soprattutto domandarci: ma quel Signore a cui parlo, quel Signore che incontro ogni giorno, quel Signore col quale passeggio, ma è il Signore oppure è una realtà che mi sto costruendo io?
La sorpresa è l'elemento discriminante per capire. L'essere portati fuori da noi è l'aspetto che ci aiuta a capire e a discernere. Se siamo troppo tranquilli, perché la parola di Dio fa tutto quello che diciamo noi, perché il Signore quando lo incontriamo ci conferma soltanto nei nostri pensieri, progetti, propositi, forse è un vitello che sta prendendo forma nella nostra vita. Ancora un passo, si avvicina al pozzo e poi si allontana. È strano questo comportamento aelastico che la donna samaritana ha. E tuttavia, seppur sembra strano, tanto strano non è. Perché? Il dialogo è iniziato. Questo Gesù ha incuriosito la samaritana, ma dopo averla incuriosita, un po' l'ha preoccupata. Perché in fondo la samaritana pensa tra sé, ma che cosa vuole da me? Come dire, sì, va bene, sei entrato in dialogo con me, però adesso non esageriamo. Tu là e io qua. Si allontana per prendere le distanze da questo uomo sconosciuto. Quante volte anche il nostro comportamento è un comportamento aelastico, perché ci avviciniamo, ma poi ci impauriamo, perché diciamo, un momento, adesso non andiamo oltre, c'è una misura in tutto, Signore. E allora prendiamo un po' le distanze, perché siamo come preoccupati che darci troppo al Signore possa significare perdere qualche cosa. Siamo proprio come la donna samaritana, che per tanti aspetti ci assomiglia. Noi generalmente rispetto a questa donna siamo un po' portati a prendere le distanze interiori, cioè una donna che viveva male, una donna che viveva disordinata, cosa ha a che fare con me? Invece probabilmente non ha un nome, proprio perché ciascuno di noi possa ritrovarsi, rispecchiarsi in questa donna, tanto vicina a noi spiritualmente. Noi abbiamo paura di Dio, come l'ha avuto la samaritana, perché appunto pensiamo che dargli troppo possa significare perdere qualcosa di importante. Ma allora qual è il Dio in cui noi crediamo? È veramente quel Dio di amore di cui parliamo o no? Sembra tante volte dal nostro modo di relazionarci al Signore che il nostro modo di intendere il volto del Signore non sia quello dell'alleanza, ma di qualcuno che è concorrente della nostra gioia, che è lì pronto a toglierci qualcosa, che vuole privarci della nostra felicità, una presenza soffocante. Il nostro modo di vivere a volte dice questo, tradisce questo. Forse non dobbiamo neanche meravigliarci, perché è dal primo passo che abbiamo compiuto nella storia e di cui ci parla la Genesi che la nostra tentazione è esattamente questa: il dubbio sulla bontà di Dio. Perché il serpente antico, Satana, che cosa ha suggerito all'uomo per farlo peccare? Non credere che quella parola che Dio ti ha detto sia per il tuo bene. È una parola che ti vuole privare di qualcosa. Dio non è tuo alleato. Dio è un tuo concorrente. Non fidarti. Questa parola sempre risuona dentro di noi come la grande tentazione. E forse è proprio per questo che noi riascoltiamo nella scrittura e diventa la parola definitiva del rapporto con Dio, la parola alleanza. Dio è alleato, non è nemico. È alleato, non è concorrente. Dobbiamo dircelo. Se abbiamo timore di Dio,
è perché ancora non siamo del tutto convinti di questa alleanza, non siamo ancora del tutto convinti di questo amore che Egli ha per noi. C'è una immagine che ormai nel mondo moderno ci è diventata abbastanza abituale, che ci aiuta a capire anche un altro aspetto della vita spirituale a cui questo passaggio della donna samaritana ci richiama. Penso che tutti abbiamo presenti nei grandi supermercati, nelle banche, negli alberghi, le porte scorrevoli, queste porte a vetro che si aprono nella misura in cui gli si va però contro, perché se io rimango a guardarla, lei mi guarda e dice bene, è soltanto se io gli vado contro con un atto di fiducia che si apre e mi fa entrare dentro. La nostra vicenda con Dio è uguale. Se rimango sulla soglia a guardare, il mistero di Dio non mi si apre. È soltanto quando gli vado contro, con fede, che si spalanca il cuore di Dio. D'altronde Gesù l'aveva detto ai suoi, quando gli hanno chiesto, ma dove abiti? Non gli ha detto dove abitava, gli ha detto venite e vedrete. Questo vale sempre. Noi purtroppo tante volte rimaniamo sulla soglia perché timorosi, vogliamo sapere, capire, avere le certezze, le rassicurazioni e così non facciamo mai una vera esperienza del cuore del Signore. Concludiamo questo passaggio ricordando quanto diceva Santa Teresa d'Avila. Dio si dà totalmente a chi gli si dà totalmente. Soltanto se gli diamo totalmente la vita, sperimentiamo un Dio che si dà totalmente a noi. Ancora un passo. La donna che si è allontanata ritorna al pozzo, perché tant'è quest'uomo la attrae, e la attrae irresistibilmente. E tornando al pozzo, riprende il dialogo, e il dialogo conosce un passaggio importantissimo, ed è quello a cui facevamo riferimento all'inizio, pensando al significato del pozzo nella Bibbia. Perché Gesù le chiede, va a chiamare tuo marito. E la donna risponde, ma in verità io non ho marito. E allora Gesù riprende, sì è vero che non hai marito, perché quello con cui tu stai adesso non è tuo marito. Quindi gli uomini che questa donna ha avuto sono sei, prima cinque e quello attuale. L'uomo che si trova di fronte alla donna samaritana è il sesto marito, quello vero, quello che lei cercava da sempre. Quell'amore che fino ad allora non aveva trovato, ma che ora finalmente trova. Ecco l'incontro di amore presso il pozzo di Giacobbe. Quella donna finalmente presso il pozzo, luogo degli incontri decisivi, incontra il volto della sua vita. Il pozzo d'acqua viva, il cuore davvero amante, che la salva e che le dona quello che da sempre, nella sua vita disordinata, in fondo, aveva cercato e a cui aveva anelato. E la bellezza di ciò che la donna samaritana vive, noi vogliamo qui soffermarci su un aspetto. La donna cercava di nascondersi. A Gesù che la interroga non dice subito la verità, dice non ho marito. Quante volte noi ci nascondiamo? Ci nascondiamo perché tant'è quel peccato che abbiamo compiuto ci fa male.
ne abbiamo un po' timore, ne abbiamo vergogna e lo teniamo sepolto dentro di noi. Ma questo è il modo migliore perché ci faccia del male, ci impedisca di camminare, diventi una ferita purulenta e quindi mortale. Il male non dobbiamo tenerlo nascosto nelle profondità del cuore. Il male dobbiamo darlo al Signore, senza timore, senza paura. Noi dobbiamo stare davanti al Signore col cuore aperto, dandogli tutte le nostre ferite, tutte le nostre povertà, tutte le nostre macchie, tutte le nostre malattie. Quello è l'inizio della guarigione e della salvezza. Ci capita di rimanere davanti a Gesù quasi che fossimo realmente insinceri, perché stiamo davanti a Gesù non con l'idea che Lui sappia tutto di noi e quindi nascondendoci a noi stessi e a Lui. Ci succede. Vogliamo prendere spunto dalla donna samaritana per essere veri, veri, davanti al Signore della nostra vita e dunque per donargli le nostre povertà, donargliele. I padri antichi, i padri del deserto, affermavano che il primo passo per la nostra guarigione interiore è spalancare il cuore con un fratello dicendogli il nostro male. Un autore moderno, certamente tutti lo conosciamo e conosciamo questa immagine che ci ha lasciato in dono, afferma che ogni ferita può diventare feritoia di luce, di grazia, nella misura in cui noi la diamo al Signore. Nel suo amore è capace di trasformare ogni nostra ferita, ma non dobbiamo averne paura. Tutti siamo miseri e il Signore ha misericordia. San Francesco di Sales diceva che il Signore ha fatto della nostra miseria il trono della sua misericordia. E compiamo l'ultimo passo. La donna samaritana, completato il dialogo con Gesù presso il pozzo, si dimentica di qualcosa. Si dimentica della brocca che aveva in mano, dell'anfora. Quella brocca, quell'anfora che le stava tanto a cuore, perché era andata al pozzo proprio per riempire l'anfora e poter quindi avere acqua in casa. Quel gesto che compiva tutti i giorni e che le pesava tanto. Adesso lascia il pozzo, va da quella gente dalla quale non voleva andare e da cui si nascondeva e dimentica lì la brocca. Davvero è successo qualcosa di grande nel cuore di questa donna. Ciò che prima era tanto importante ora ha perso importanza. Qualcosa di nuovo ha fatto breccia in questo cuore. Domandiamoci, forse ci sono tante cose, spesso piccole, a volte meno piccole, a cui diamo tanta importanza perché il centro della vita non è quello che dovrebbe essere. Se Gesù fosse il centro della vita, tutto si relativizzerebbe molto di più. E ciò che a noi sembra così importante, decisivo, non lo sarebbe più. E come per questa donna, la brocca sarebbe dimenticata. Tornare al centro per relativizzare ciò che importante non è. E sullo sfondo di questo, proviamo a rivedere per la nostra vita di consacrazione i voti e la vita comune. Nell'obbedienza, nella castità, nella povertà. Se davvero Gesù è il centro,
È quell'amore che ricolma di sé il nostro cuore. Tante fatiche non verrebbero meno? Non dimenticheremmo tante brocche inutili lungo il nostro cammino? E nella vita comune, se Gesù fosse il centro, l'amore che muove il cuore, tanti piccoli pesi che ci portiamo dentro, che affaticano il cammino, che lo rendono meno gioioso, non verrebbero relativizzati e abbandonati? Perché c'è qualcuno di molto più importante per il quale spendere la vita e dare le nostre energie? Ritorniamo allora al centro, come dicevamo all'inizio, al Signore, e troviamo lì la sorgente per relativizzare il resto, e il nostro cuore troverà una nuova pace. Tenendo il conto dei passi compiuti, ci accorgiamo che ne abbiamo compiuti 8. È un numero pasquale, proprio perché il nostro itinerario quaresimale non può che essere anche un itinerario pasquale. E quella parola che scende e cambia è la parola che oggi vuole farci fare un'esperienza, certo, di conversione, ma dunque anche un'esperienza pasquale, di rinascita a nuova vita. Ed è questo che vogliamo chiedere in grazia, che come dice la Scrittura, questa parola che scende dall'alto come acqua, che irrora la terra e la fa germogliare, così possa fare con noi. E che questi 8 passi siano 8 passi nella rinascita ad una vita nuova, nella nostra consacrazione. E concludiamo. In fondo, questa donna, la donna samaritana, incontrando Gesù, ha cambiato le proprie relazioni. Con gli altri, prima non li vedeva vedere, e poi è lei che prende l'iniziativa e va ad incontrarli, perché vuole annunciare qualcosa. E verso la realtà, perché quella brocca che era tutto, la dimentica e si relativizza. Allora questo itinerario di cambiamento delle 3 relazioni fondamentali in fondo è sempre il cammino di conversione che siamo chiamati a fare. Ritrovare Gesù, ritrovare il Signore, per ritrovare nella giusta ottica gli altri e nella giusta ottica anche le realtà create, la creazione. Ecco il nostro cammino quaresimale e pasquale ci aiuti proprio in questo, che questi 8 passi ci siano di sostegno nel ritrovare in modo nuovo la relazione col Signore e dunque con gli altri e con le cose che abbiamo ogni giorno per le mani.